compi andrai farfallone amoroso, notte e giorno d'intorno girando, belle belle quando il riposo, narcisetto a doncino d'amor. Belle belle turbando il riposo, narcisetto a doncino d'amor. Ogni appuntamento che stiamo realizzando nelle case Ater, l'empatia con gli abitanti o chi ci vive è sempre più forte, insomma questo ci fa davvero piacere vedere le famiglie che ospitano gli attori dai loro balconi, insomma offrono gli spazi, offrono corrente elettrica, insomma è esattamente quello che volevamo con questo progetto, assolutamente singolare. Oggi abbiamo avuto anche la soddisfazione di un grosso servizio su Repubblica che racconta quello che stiamo facendo e indica proprio Rieti come una sorta di capofila di una modalità alternativa di fare spettacolo in tempo di Covid. Esattamente quello che volevamo fare, l'obiettivo mi sembra assolutamente centrato. Anche gli attori che abbiamo scelto, stasera c'è il Teatro Podra, hanno una grande capacità di relazionarsi con gli abitanti. Inevitabilmente questi spettacoli non sono soltanto spettacoli, è un intervento anche di tipo sociologico, un modo diverso di aggregarsi delle persone, delle famiglie. Qui ci sono famiglie che abbiamo visto, hanno invitato parenti, amici, stanno cucinando tutti quanti insieme. E anche stasera sono certo li vedremo tutti al balcone ad assistere allo spettacolo. La capacità del Teatro Podolec è quello di rimodulare spettacoli all'interno di altri spettacoli, per cui a San Giorgio c'era uno spettacolo luci e lirica, qui c'è uno spettacolo in cui si intreccia il circo insieme alla musica lirica e naturalmente anche ai giochi di luce di cui il Teatro Podolec è maestro e che trasformeranno questo condominio in mille immagini surreali.